Amici di Vegetaliano, grazie per le vostre visualizzazioni e le vostre iscrizioni che continuano ad aumentare vertiginosamente. Ragazzi, andiamo subito a questo secondo vegano. È sempre difficile affrontare il tema dei secondi perché noi abbiamo apparentemente solo primi, e invece involtini di Verza, e guardiamo come si fanno. Ottima idea natalizia, li possiamo fare a profusione e quindi attiviamoci subito, tattici. Vediamo dei funghi pioppini già puliti, e qui c'è un tentativo di evasione, qui un altro, le ali della libertà. Qui ci stanno dei fagioli cannellini con un tetto di sedano e di carote, tutto bio ragazzi. Questi sono pomodori secchi ed abbiamo anche del porro. La mia amica Sonia dell'azienda Favaro Agricola ha praticamente consigliato questo connubio tra verze e porri. Io ovviamente ho rielaborato tutto. Poi c'è aglio di Sulmona, salvia dei giardini di Marco, e andiamo a vedere. Ah, il mini pimer, ragazzi, questo me l'ha regalato Shakira e io adoro usarlo, e quindi cominciamo. Metto tutto nel mini pimer: fagioli, carote, sedano, pioppini e pomodori secchi, e anche i porri. Partiamo alla grande e mixiamo il tutto. Ho sbollentato con la nostra vaporiera cinese le foglie di verza. Vi si potrebbero rompere un pochino, non vi preoccupate, magari fatene qualcuna in più e togliete la parte coriacea, vero? La parte centrale, e dopo le andremo a chiudere con il nostro ripieno da paura. Deve essere buono, se volete metteteci un po' d'olio per agevolare il mix, e non ci mettete il sale perché i pomodori secchi sono già salati, anche se li ho lavati e asciugati, un po' di sale rimane sempre, asciugati con carta assorbente. E adesso vado a preparare il letto sul quale risiederanno i nostri sveglissimi involtini. Prima di comporre i nostri involtini con il ripieno, andiamo a preparare un soffritto di aglio, olio, peperoncini calabresi e delle foglie di salvia, come abbiamo visto prima. Se volete i peperoncini non metteteli, e così andiamo a trifolare le carote che ospiteranno i nostri involtini. E mentre si ammorbidiscono le carote, vado a preparare gli involtini. Tutto molto semplice e veloce. Ho messo un po' di ripieno, adesso cerco di trovare il modo di chiudere questo mega involtino. Come questa non è una produzione industriale, ovviamente verranno diversi uno dall'altro, ma con un po' di pazienza, questo è un... Cioè, mi piace l'idea, è gigantesco. E lo so, non sono bellissimi, ma vi garantisco che sono buonissimi. Infatti non volevo pubblicare questa ricetta perché non è bella da vedere, ma siccome tutti gli ingredienti sono ottimi, vi garantisco che è veramente buona. Davvero ottimi. Ragazzi, provateli. Poi li faremo meglio, magari con le foglie tutte uguali, cercheremo di farli più presentabili, ma sono davvero buoni e soprattutto ottimo abbinamento con le carote trifolate. Iscrivetevi al canale e suonate la campanella se volete essere avvertiti sulle prossime ricette, che ci sono più o meno ogni giorno. Ottima idea per il Natale, un po' laboriosa, non è facilissima, però se ci sono riuscito in parte io, ci riuscite meglio voi. Buona serata.